Ma cosa? Ehi là! C'è nessuno? Ho il sospetto di non essere più ad Azad. Acqua! Cos'è successo? È strano. Sto benissimo. Figlia del Marajà al quale l'hai rubato. È tutta colpa tua. Ho visto mio padre tramutarsi in sabbia. E faremo tutti la stessa fine se non mi darai il pugnale per rimediare a ciò che hai fatto. Quel traditore del visir ha detto la stessa cosa. D'ora in poi mi fiderò solo di me stesso. Scappa! Torna al salone, aspettami là! Vai! Torna in mente. Quando lasciammo l'India, lei era là. Nel deserto avevo sentito i suoi occhi scuri su di me. Era lì, lei ed io, gli unici due sopravvissuti. Ho detto due? In realtà, eravamo in tre. La clessidra. Cosa? Mi sfuggì il significato di quanto avevo visto, ma sapevo, con una certezza che non potrei spiegare, che quelle creature alate avevano un capo. L'uomo che mi aveva indotto ad aprire la clessidra aveva avuto la sua ricompensa. Bramava anche il pugnale e non si sarebbe fermato davanti a niente pur di possederlo. Stavo per dargli ciò che desiderava. Gliel'avrei affondato in quel suo cuore malvagio e infame.
Fatto. La prossima volta riprenderò da qui.